Grazie. Scusate la voce un po' rauca, ma il personaggio che faccio in rosso ha un cattivo carattere e tende a urlare abbastanza spesso, per cui ho la voce un po' faticata. Dunque, io sono il terzo, no? Che viene a parlare del teatro dell'Elfo, poi Teatro d'Italia. E suppongo che i miei colleghi precedenti vi abbiano raccontato delle cose vere, per cui mi attaccherei a quello che immagino e so vi hanno raccontato. Elio dei Capitani è una delle anime, è il presidente storico del Teatro dell'Elfo. Fiorenzo Grassi, come vi aveva detto, viene invece, è il fondatore ed è stato il direttore di un teatro che purtroppo adesso a Milano non c'è più, non l'ha raccontato? che purtroppo non c'è più, è stato abbattuto, adesso c'è una grande voragine invece del teatro, che è un teatro vivace e uno dei più importanti di Milano, il teatro di Porta Romana. Io comincerei il mio racconto da quando questi due teatri, interrompendo una simpatica tradizione che c'è nell'ambiente teatrale italiano, anche quello milanese, non si sfuggiva da questa attitudine, cioè quella di un odio profondo reciproco, che a volte si può tradurre in sana competizione, quindi in ricerca di stimoli materiali e risorse nuove per emergere e per, come dire, conquistare l'effetto di pubblico, addirittura strappare a un altro teatro. A volte invece si traduce soltanto in una sterile competitività senza nessun vantaggio né per il teatro né per il pubblico. Il teatro di Porta Romana e il teatro dell'Elfo sono stati a Milano e probabilmente in Italia, credo, a parte il caso analogo e quasi parallelo nell'epoca di Teatri Uniti, che è il gruppo di Mario Martone e di Servillo, che nasceva proprio in quegli anni lì, dalla fusione del gruppo di Teatro di Servillo, che era un gruppo di Caserta, e invece di Falso Movimento, che era il gruppo di Mario Martone. Quindi nello stesso periodo, più o meno, a Milano invece nasce Teatro d'Italia, che è la fusione fra il Teatro dell'Elfo e il Teatro di Porta Romana. Non nasce dal nulla e non nasce dall'oggi al domani. In realtà i due teatri avevano già cominciato a collaborare qualche anno prima, quasi 10 anni prima, creando un festival che esiste ancora, che si chiama Milano Oltre. Milano Oltre era partito con grandi con un grande sostegno anche da parte dell'ente pubblico, e quindi aveva non solo occupato le due sedi dei teatri promotori, ma anche molti altri spazi nella città. Era ed è un festival che si occupa essenzialmente di danza, che è un comparto dello spettacolo che a Milano purtroppo la danza contemporanea è presente molto poco, non c'è un teatro dedicato alla danza e le presenze della danza a Milano sono molto occasionali. La danza in quel periodo lì, negli anni 80, nella seconda metà degli anni 80, la danza contemporanea stava conoscendo un grande sviluppo ed era nato qualche anno prima, grazie soprattutto alla figura di Pina Bausch, questa nuova forma di espressione che poi si è sviluppata nel corso degli anni e arriva fino a noi, che è il teatro danza, e che è una forma di espressione che è estremamente stimolante anche per chi fa teatro. Noi nella seconda metà degli anni 80 il nostro gruppo per un lungo periodo, per un periodo durato 2 o 3 mesi, ha fatto la spola fra Milano e la Fenice di Venezia, dove c'era una grande rassegna antologica di tutta l'opera di Pina Bausch, perché in quella forma d'arte aveva trovato una specie di laboratorio di possibile rinnovamento delle forme
delle forme teatrali, delle forme d'espressione. Quindi diciamo che la danza era in quegli anni centrale anche per chi faceva teatro, anche, era una grande fonte di ispirazione e di rinnovamento anche per chi faceva teatro. Essendo poco presente a Milano, questi due teatri hanno sentito l'esigenza di creare un appuntamento annuale in cui presentare le forme più avanzate di ricerca in questo campo e anche però nel teatro. Sono passati tantissimi artisti da questo festival. Purtroppo, per come si è evoluta la situazione economica generale, per quanto poi sempre meno la cultura è diventata centrale negli interessi delle istituzioni, questo festival ha man mano perso risorse e siamo arrivati a queste ultime edizioni in cui il festival in realtà è una specie di monografia. Ogni anno c'è una monografia su un artista e viene presentato un focus su questo artista e sul suo lavoro, viene anche fatto un lavoro di approfondimento anche attraverso stage, incontri e tutto quanto, ma non ha più la ricchezza antologica che aveva nei suoi primi anni. Ovviamente presentare un festival così complesso, così articolato, che coinvolgeva istituzioni a vari livelli, che coinvolgeva luoghi anche non istituzionali. Noi siamo i primi che hanno fatto venire a Milano un gruppo che ora ha avuto tutti gli esiti anche a livello planetario, che si chiama La Fura del Spaus, che è un gruppo di Barcellona che faceva un teatro molto violento, molto coinvolgente anche in senso pericoloso del pubblico, perché per esempio venivano fatti allo spazio dell'Ansaldo, che adesso è invece uno spazio dedicato ai laboratori della Scala, uno spazio industriale molto grande, un capannone grande come una cattedrale, dove abbiamo presentato gli spettacoli della Fura del Baus, gli spettacoli anche di Lepage, per esempio la trilogia del Dragone, che era uno spettacolo che durava credo una cosa come 9 o 12 ore, una specie di grande saga di una famiglia di emigrati cinesi in Canada, cioè spettacoli anche con forme, durate e sperimentazioni piuttosto estreme e avanzate. Ovviamente a organizzare tutto questo ha portato a far sì che questi due teatri promotori collaborassero a stretto contatto non soltanto nei mesi attigui al festival, ma per tutto l'arco della stagione. E non solo, ma i gruppi artistici di questi due teatri, ovviamente lavorando per anche coinvolti in questo festival e comunque influenzati da quello che questo festival produceva, stavano man mano costruendo una fisionomia artistica anche somigliante. Quindi l'idea di una fusione fra i due teatri si è sviluppata pian pianino nel corso degli anni in modo piuttosto naturale, anche se quando poi la cosa è stata proposta da livello, diciamo così, di direzione invece ai componenti del teatro, ai componenti della cooperativa e tutto quanto, si sono dovute vincere parecchie resistenze, perché comunque l'abitudine, il trend era quello dello scontro, della competizione, quindi l'idea di collaborare, addirittura diffondersi, quindi diffondere anche modi di vedere il teatro, modi di intendere l'organizzazione, concezione e anche la storia, perché come avrete forse saputo dai racconti di Elio De Capitani, di Fiorenzo Grassi, le storie di ognuno di loro erano anche, e di noi, sono molto, molto diverse. La storia di Fiorenzo e la storia di Elio e la mia storia sono tre storie completamente differenti rispetto a quelle degli altri artisti. Quindi fondere due realtà è una cosa non così così evidente, cioè, ha richiesto una lunga preparazione, uno sforzo, e dopo la fusione anche anni di assestamento, ma è stato sicuramente facendo un bilancio poi ormai 20 anni di distanza, più di 20 anni di distanza, un gesto assolutamente indispensabile più che utile. Un gesto che peraltro è stato all'epoca anche molto apprezzato.
apprezzato dalle istituzioni, che vedevano così anche un modo di mettere insieme risorse e quindi valorizzarle, ovviamente il vecchio e banalissimo proverbio l'unione fa la forza, in questo caso è vero, è stato vero, nel senso che per esempio noi ci siamo trovati a gestire due spazi, anche due spazi molto diversi, che sono il vecchio teatro dell'Elfo, quello di via Ciro Menotti, che non so se qualcuno conosce, che è uno spazio, un teatro che sta sotto due piani sottoterra ed è un ex cinema che noi abbiamo spesso usato non nella tradizionale divisione fra palcoscenico e platea, ma usandolo come spazio globale in cui coinvolgere anche il pubblico, quindi con scenografie che non solo erano sul palco ma invadevano tutta la sala e con disposizione del pubblico che non erano necessariamente la platea ma potevano essere anche arrivare fino al pubblico in piedi che vagava per la sala, come per esempio in uno spettacolo su Dracula il vampiro che abbiamo fatto proprio all'apertura del teatro. E invece la sala del teatro di Porta Romana, che aveva un impianto più tradizionale, anche più elegante del teatro dell'Elfo, se vogliamo, con una platea degradante e un palcoscenico più alto, più spazioso di quello del teatro dell'Elfo, più profondo, e tra l'altro che è stato, come dire, il rapporto tra palcoscenico e platea è stata la misura di ispirazione della sala Shakespeare adesso nel nostro teatro, perché in realtà c'era veramente un rapporto magico di equilibrio fra la platea e il palcoscenico, che invece era lo spazio ideale per presentare un tipo di teatro più classico, se vogliamo anche più popolare, tant'è vero che i nostri Shakespeare più noti, tutta una serie di lavori che hanno avuto poi un grande seguito anche di pubblico, sono stati presentati lì, tutto il lungo lavoro su Amleto, oppure il Sogno della Notte di Mezz'estate o il Mercante di Venezia. E vi volevo appunto parlare dello spettacolo che ha inaugurato la nostra collaborazione, la nostra fusione con il Teatro di Porta Romana e la creazione di Teatro d'Italia. Talia è la monotalia, è la musa della commedia. Che si chiama Resti umani non identificati o La vera natura dell'amore, di un autore canadese, Brett Fraser, che con questo testo ha avuto un enorme, lo spettacolo e il testo sono dei primi anni 90, Brett Fraser ha avuto un enorme exploit, un grande successo personale con questo testo che ha messo in scena prima in Canada, nella città dove viveva, che era Edmonton, e poi a New York, a Montreal, in città molto più grandi, con una risonanza mondiale molto più. Tant'è vero che da questa pièce è stato tratto anche un film qualche anno dopo che si chiama La natura ambigua dell'amore. Se qualcuno vuole, Denis Arcand, che è un importante regista canadese. Questo testo c'era stato portato dal Canada da amici e io e De Capitani, che ci eravamo spesso nel corso dei mesi precedenti chiesti qual era lo spettacolo con cui inaugurare questa fusione, con cui dare alla città un segno importante di discontinuità rispetto alle precedenti gestioni separate, si era quasi deciso di proporre Amleto. Abbiamo letto questo testo e abbiamo deciso che invece probabilmente era più chiaro e più forte come segno partire con un testo di un autore sconosciuto contemporaneo e un testo dotato di una forte carica di anche violenza, in qualche modo, di lettura della realtà violenta, ma anche di uso dei mezzi di comunicazione più, per esempio, è un testo che come struttura si rifà alle soap opera e che prevede l'uso di video. Allora, quello che è molto curioso e che poi vi racconterò meglio di questo spettacolo è comunque
mi piace partire da lì, perché Resti Umani in qualche modo è molto conseguente con tutto il lavoro, conseguente no, è un prequel in qualche modo, di tutto il lavoro che abbiamo fatto poi ultimamente a partire da Angels in America. E la cosa curiosa è che dentro Resti Umani non identificati ci sono tanti temi che sono gli stessi di Angels in America, non solo come contenuti, ma anche come forma di racconto richiesta. Ancora più curiosa è la cosa che mentre stavo lavorando a Resti Umani, praticamente avevamo quasi ultimato la regia Resti Umani, uno degli spettacoli di cui io e il capitano abbiamo curato la regia insieme, Franco Quadri, che era che non c'è più ed era il direttore della Ubu Libri, che è una delle rarissime case, era una delle rarissime case editrici che in Italia pubblicano teatro e teatro contemporaneo, mi chiese di tradurre un testo di un autore completamente sconosciuto all'epoca, che si chiama Tony Kushner, e questo testo era la seconda parte di Angels in America per Estroica, e mi diede da leggere la traduzione non ancora pubblicata della prima parte, dicendo: questo secondo me è un testo che dovreste fare voi. Io e Elio, era il 93, abbiamo letto questo testo e ci siamo detti: ma sì, è un testo molto bello, però questi contenuti, i mormoni, gli ebrei, l'AIDS, sono tutte cose che probabilmente forse in Italia sono meno coinvolgenti che non negli Stati Uniti, è un testo bello ma che qui non verrebbe capito, e quindi abbiamo rimandato di praticamente 15 anni la messa in scena di questo testo, che sarebbe stato oltremodo logico produrre subito. Poi alla fine è stato messo in scena nel 2007, forse alla fine poi meglio così, perché eravamo anche più pronti, avevamo fatto anche tutto un percorso artistico che ci portava a essere pronti per metterlo in scena. Ma all'epoca avevamo messo in scena questo Resti Umani. Questo Resti Umani era, come dicevo, una storia che aveva una cadenza un po' da soap, nel senso che seguiva un gruppo di amici nelle loro vicende, di amici che vivevano in un quartiere periferico di una città non centrale del Canada, appunto questo Edmonton. Nella traduzione e soprattutto nell'adattamento che poi io e il capitano abbiamo fatto del testo, tutto questo era poi spostato a Milano, perché per noi sembrava, e questo poi è stato anche molto criticato dalla critica, appunto questo spostamento, perché è stata giudicata una forzatura. In realtà, secondo noi, anche ripensandoci adesso, la cosa giusta era che questo testo ha avuto un enorme successo perché è stato presentato a una platea in Canada, in quel paese, che si riconosceva nei personaggi che vedeva in scena, che conosceva i luoghi, i locali, le strade, i quartieri che venivano citati, che conosceva e capiva di cosa stavano parlando i personaggi quando i personaggi citavano serie televisive o film o fumetti, e che quindi era importantissimo che ci fosse anche qui questo riconoscimento del pubblico per esempio, uno dei personaggi era un frequentatore assiduo di discoteche, ovviamente nel testo originale veniva citata una discoteca di Edmonton, e un ragazzo di Edmonton che vedeva lo spettacolo sapeva benissimo e si immaginava benissimo in che luogo andava questo personaggio, che composizione sociale aveva il pubblico che andava in questa discoteca, che tipo di vestiti si mettevano per andare in quella discoteca, tutta una serie di valori sociologici che il nome evocava in chi vedeva lo spettacolo. Se noi avessimo tenuto il nome di quella discoteca di Edmonton, al pubblico di Milano questo nome non avrebbe detto assolutamente niente. Spostando la cosa a Milano, per esempio, all'epoca, come adesso e come anche 20 anni prima, c'era il plastic, perché poi il plastic c'è sempre, la discoteca era il plastic, per esempio, e così via per tantissime altre cose. Questo racconto era portato avanti per scene brevi, appunto, con un montaggio di tipo cinematografico,
che prevedevano uno spazio estremamente duttile. Anche lì è stato molto bello, perché questo è stato il nostro primo incontro importante con lo spazio del Teatro di Porta Romana. Quello che è successo è che noi avevamo uno scenografo, avevamo un progetto di scenografia, avevamo addirittura un modellino, era una scenografia molto duttile che ci permetteva di passare rapidamente da una scena all'altra. Quando abbiamo iniziato, il primo giorno che abbiamo iniziato le prove nel palcoscenico vuoto del Teatro di Porta Romana, che era un palcoscenico quadrato, una specie di grande ring con tutto intorno dei ballatoi in ferro su cui era la vacca, a cui venivano attaccate le corde per tenere i riflettori, le aste dei riflettori, e tutto quanto, ci siamo accorti che era uno spazio bellissimo, con un valore, un equilibrio di proporzioni, e con delle enormi possibilità di uso di questi ballatoi, le scale, le porte che si aprivano verso i camerini, tutto quanto, abbiamo deciso di usare il teatro come spazio, il teatro vuoto, che abbiamo usato in tutte le sue componenti, appunto, dai ballatoi ai camerini. Addirittura c'erano delle scene in cui i personaggi camminavano sopra la soffitta. Non so se avete presente com'è la struttura di un palcoscenico: c'è una soffitta fatta lì come di assi di ferro distanziate una dall'altra, dove ci sono dei rocchetti attraverso cui passano le corde. Sopra questa soffitta c'era uno spazio che in genere è alto poco più di 2 metri, 2,5 metri a seconda del teatro, dove i tecnici poi legano le corde e tutto quanto. E abbiamo usato anche quello spazio lì. Abbiamo dipinto tutto di rosso, il palcoscenico, i muri, le parti in ferro, le ringhiere, le porte. E infatti ancora adesso, se passate dal corso di Porta Romana, è rimasta la parete di fondo del teatro, dove la parete dei camerini, e ci sono ancora dei pezzi di parete dipinti di rosso da allora, con una specie di archeologia urbana. E quindi il teatro diventava il luogo dell'azione, e il luogo dove pubblico e attori insieme vivevano il racconto di questa storia. E in qualche modo questo è stato in nuce, questo spettacolo qui è stato il laboratorio poi di tutta una serie di linguaggi che abbiamo sperimentato nel corso degli anni 90 anche attraverso altri spettacoli. Erano dentro questo spettacolo apparentemente facile da un certo punto di vista, perché la storia era una storia molto accattivante, era uno spettacolo che aveva anche grandi spazi di comicità, era molto divertente. Tu l'avevi visto? Era molto divertente, era stato alla fine poi anche un grande successo di pubblico. C'erano le file, proprio perché era uno spettacolo, secondo me, al di là del fatto che appunto era divertente, gli attori erano un gruppo di giovanissimi attori sconosciuti, a parte Ida Marinelli, che era poi alla fine l'unica della compagnia storica del Teatro dell'Elfo che era presente nello spettacolo. Gli altri erano tutti attori che quasi tutti erano per la prima volta sul palcoscenico, anche lì inaugurando poi un'usanza nostra che si è protratta fino ad adesso. E i temi narrati erano temi che poi appunto abbiamo ritrovato in vari altri spettacoli, e in particolare in Endless in America, cioè quello della solitudine urbana, della ricerca dell'identità anche sessuale, del rapporto con l'AIDS e con le malattie a trasmissione sessuale, e insomma, usando in scena l'unico elemento che in qualche modo rompeva questo spazio e apriva uno spazio all'immaginazione, i video, come poi abbiamo anche usato sempre in Endless in America, veramente l'antenato dello spettacolo di Tony Kushner. Un'altra componente che accomuna il lavoro su questo spettacolo al lavoro che stiamo facendo adesso è il fatto che Brad Fraser poi, dopo aver tentato una specie di sequel di questo Rest Humani, che si chiama Poor Superman, che però è meno efficace ovviamente, come spesso succede, si è dedicato alla sceneggiatura sia cinematografica che televisiva, e
è stato sceneggiatore credo delle prime due serie di una serie televisiva molto fortunata che è stata mandata anche in Italia, che si chiama Will & Grace. E continua il suo lavoro facendo sceneggiature, cosa che accomuna molti autori che stiamo mettendo in scena in questo periodo, per esempio John Logan, autore di Rosso, che alcuni di voi vedranno, è soprattutto famoso per le sue sceneggiature. L'ultima sceneggiatura che ha scritta è quella di film usciti, è quella di Hugo Cabret, però ha firmato adesso insieme a Tony Kushner, l'autore di The Endless in America, il film su Lincoln di Scorsese, sì, che deve ancora uscire, ed è autore di la sceneggiatura del Gladiatore, di Aviator, insomma l'ultimo Samurai, di tantissimi film famosi. E l'autore del testo che metteremo in scena insieme a De Capitani l'anno prossimo, che è un testo su Nixon e su la preparazione di un'intervista a Nixon, che è famosa perché è la prima occasione in cui Nixon ammette le sue responsabilità nel caso Watergate. Il testo si chiama Frost Nixon, è un testo da cui anche lì è stato tratto un film che è uscito qualche anno fa. L'autore si chiama Peter Morgan ed è anche lui un noto sceneggiatore, è l'autore della sceneggiatura del film The Queen, che è un film che è uscito un paio d'anni fa su Elisabetta, è il caso della morte di Lady Diana. Perché questo? Perché il lungo lavoro che abbiamo fatto nel corso degli anni 90, di cui poi magari riesco a parlarvi senza annoiarvi troppo, spero, ci ha portato a elaborare questo, cioè elaborare, a orientarci verso questo tipo di linguaggio, cioè un linguaggio teatrale che riesca ad avere lo stesso tipo di coinvolgimento non solo emotivo, anche di riflessione, di pensiero, di desiderio di approfondimento che poi può venire in seguito alla visione di uno spettacolo, che al cinema. Con Elio ci siamo spesso chiesti perché il cinema riesce a parlare di questioni di storia contemporanea o addirittura quasi di cronaca, di costume, senza essere superficiale, anche riuscendo ma senza essere giornalistico, cioè a fare spettacolo in qualche modo. Se qualcuno ha visto il film Social Network, per esempio, capisce di cosa sto parlando, cioè un argomento assolutamente, cioè del giorno, perché quando è uscito era ancora più, che apparentemente sulla carta può essere una noia mortale, perché ritiene quello che inventa Facebook, sì. O retorico, perché poi io quando sono andato a vedere Social Network mi aspettavo delle grandi scene di gente sperduta nella Siberia che comunica con gente in Australia, c'è tutta la retorica della comunicazione. Invece in realtà è riuscito, per esempio, la sceneggiatura di questo film è riuscita a essere serrata, asciutta, anche dura quando doveva essere, e a coinvolgere su una storia apparentemente di nessun fascino. Lo stesso succederà con questo, secondo me, con questo Frost Nixon, dove si racconta la preparazione di queste interviste, quindi tutti i contatti, il fatto, le trattative, come è stato convinto un ex presidente degli Stati Uniti a comparire in televisione, la funzione dei media, quanto i media devono fare informazione, quanto l'informazione deve essere spettacolo, c'è tutta una serie di temi che sono all'ordine del giorno, raccontati però in un modo estremamente appassionante e coinvolgente. O la vicenda che racconta Rosso, cioè quella di un pittore che, giunto all'apice della sua carriera, riceve una commissione ultrapagata per dipingere dei quadri per un ristorante di altissimo livello, progettato da architetti, i migliori sulla piazza in quegli anni e tutto quanto, è la commissione più pagata del secondo dopoguerra. Questo pittore, che è Mark Rothko, che è un pittore anche filosofo, nel senso che dietro il suo lavoro di pittore c'è anche un'elaborazione di pensiero molto complessa e molto stratificata, accetta questa
questa commissione, nella speranza che questo gli dia la possibilità di creare un luogo in cui il pubblico possa essere coinvolto nella visione della sua opera, possa dedicargli del tempo, eccetera, quindi la Via Giusto, essendo un ristorante per quanto di lusso, e lo spettacolo racconta il percorso attraverso cui alla fine questo pittore decide invece qua di tenersi, di restituire il favoloso anticipo che gli era stato dato, perché si rende conto che in realtà non è quello il destino che devono avere le sue opere. Quindi un fatto reale, peraltro realmente accaduto, ma che non sembrerebbe di primo acchito soggetto per uno spettacolo. In realtà John Logan ha un'abilità di scrittura, una capacità di creare anche un grande coinvolgimento del pubblico su questi temi e su queste questioni. Inventa un personaggio di assistente, che è una specie di sintesi dei vari reali assistenti di Mark Rothko, e attraverso la dialettica fra questi due personaggi, cioè un artista arrivato al culmine della sua fama, ultra cinquantenne, un pessimo carattere, e invece un giovanissimo artista che si apre all'arte pieno di entusiasmo, in un momento in cui questo artista è all'apice della sua carriera, sì, ma è anche il momento in cui questo artista viene, e con lui tutto un movimento di artisti vengono scavalcati da una ondata successiva, è il momento in cui l'espressionismo astratto viene pian pianino scalzato dalla pop art, quindi un momento di passaggio fra le generazioni. Attraverso la dialettica di queste due persone si arriva a una presa di coscienza non tanto del giovane quanto del più vecchio, e questo è un percorso inedito e anche molto, molto interessante. Quindi questo è un esempio del tipo di teatro che piace, a noi piace fare adesso, e che stiamo cercando, e che peraltro è un teatro molto praticato nell'area anglosassone del teatro, perché questa concezione del teatro anche come comunicazione a livello anche popolare di temi complessi è tipica della cultura teatrale anglosassone. Quindi non a caso i testi che scegliamo e che mettiamo in scena negli ultimi anni vengono tutti più o meno da quell'area lì, appunto a partire dall'antico Resti Umani, per passare poi a Angels in America, a History Boys, che è l'altro grande tassello di questi anni qua, fino a Rosso e al futuro Frost Nixon, per arrivare a questa zona, a questo luogo. Però abbiamo fatto una lunga peregrinazione durante gli anni 90, dopo Resti Umani, appunto, dopo aver scartato, perché non ancora pronti noi e secondo noi non ancora pronto il pubblico, l'idea di fare Angels in America all'inizio degli anni 90, cioè subito dopo che era stato un enorme successo negli Stati Uniti, abbiamo cominciato una peregrinazione attraverso i linguaggi negli anni 90. Gli anni 90 sono stati veramente degli anni di ricerca di un linguaggio. Avevamo messo a punto, eravamo arrivati, diciamo così, a qualche risultato concreto e riproducibile nel lavoro con i testi di Fassbinder. Elio ne ha parlato. Ecco, i lavori su Fassbinder sono stati fondamentali per noi per mettere a punto un linguaggio, che è il linguaggio con cui poi abbiamo attraversato gli anni 90, un linguaggio teatrale che fondeva, che metteva insieme il freddo e il caldo, il melodramma e lo straniamento. Lo spettacolo manifesto di questa tendenza qui è Le lacrime a mare di Petra von Kant. Le lacrime a mare di Petra von Kant è un testo di Fassbinder che poi è diventato anche un film, e che poi è tornato a essere un testo teatrale nella nostra messa in scena. Quando l'abbiamo messo in scena nell'88, Fassbinder era morto da 6 anni, cominciava a essere dimenticato come regista di cinema, e lo era già stato completamente da tempo come regista di teatro. In Italia nessuno sapeva dell'attività teatrale di Fassbinder, che invece è fondamentale, ha scritto tantissimi testi, ha messo in scena tantissimi
tantissimi lavori, è stato anche addirittura direttore di un paio di teatri in Germania, e alcuni dei suoi film sono stati, prima di essere film, spettacoli, testi teatrali. Il più famoso di questi è Le amare lacrime di Petra von Kant, che è un percorso di presa di coscienza, diciamo così. Non so, per chi non sa la storia, è la storia di una stilista quarantenne più o meno, all'apice del suo successo, della sua carriera, divorziata due volte da due mariti, anche reduce da un divorzio recente anche piuttosto doloroso, che incontra una giovane più o meno sbandata che gli è stata presentata da una sua amica, una giovane bellissima, di cui lei inaspettatamente si innamora perdutamente. Questa ragazza, con l'incoscienza o con la, un personaggio molto bello perché appunto molto, molto ambiguo, molto poco definito, non si capisce in effetti qual è il rapporto della giovane con l'adulta, comunque viene fatta diventare una modella di grande fama, di grande prestigio, e nella seconda parte, cioè la prima parte del testo finisce con l'adulta che ammette di essere innamorata della giovane, la seconda parte inizia 8 mesi dopo, quando l'amore ormai si è consumato, la ragazza ha tutt'altre prospettive e dopo un po', dopo varie scenate, molla Petra per tornare da un suo vecchio amore, da un vecchio fidanzato, eccetera. Ovviamente questa cosa porta a uno scardinamento totale di tutte le certezze, di tutti gli equilibri, di tutti i parametri sociali e comportamentali di Petra, che attraverso questa grande sofferenza però arriva a, anche nel rapporto con la madre e con la figlia, arriva a conquistare una specie di maturità affettiva attraverso la sofferenza. È in tutto e per tutto una parabola, viene raccontata in modo, anche il linguaggio che Fassbinder usa è un linguaggio molto secco, molto che si esprime quasi proverbialmente. È una lingua molto particolare quella di Fassbinder, che può sembrare a prima vista una lingua rozza, una lingua primitiva, in realtà ha qualcosa di biblico, e riesce a raccontare una storia così, con personaggi di questo genere, tipo una stilista, una madre che va a Miami in vacanza, cose di questo genere, ma con questa solennità in qualche modo quasi religiosa, e mette insieme due elementi, cioè un elemento, una trama fortemente melodrammatica, quasi da fotoromanzo, con invece una forma molto codificata, molto artificiale, e lo spettacolo, che il film, se qualcuno l'ha visto, è un film tutto girato in un interno, con i personaggi hanno dei costumi molto artificiosi, la camera sta molto vicino alle facce, ci sono tantissimi primi piani, massimo piani americani, e si svolge tutto nella camera da letto di Petra, intorno al suo letto. Dietro al letto c'è un'enorme riproduzione di un quadro manierista con delle donne nude, insomma è una specie, molti specchi ci sono. All'epoca fece anche molto scalpore perché era molto virtuosistico dal punto di vista tecnico, nel senso che la macchina girava intorno alle attrici con tutti questi specchi senza riuscire mai a farsi riflettere degli specchi, era tutto un gioco molto, molto artificiale e nello stesso tempo molto violento, e questo è il cuore della. E anche nel nostro caso il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di creare uno spettacolo che fosse coinvolgente emotivamente, ma attraverso strumenti che in qualche modo sono strumenti che tendono a creare una distanza fra l'attore e il pubblico, o perlomeno a svelare un artificio, ecco, per dire, il microfono. Il microfono è uno strumento che se l'attrice, che era Ida Marinelli che faceva Petra, a un certo punto fa un monologo in cui racconta il fallimento del suo primo matrimonio, in termini anche molto violenti, molto crudi, molto duri, parla di questo marito in modo molto sgradevole anche. Ne parla
nel testo ufficialmente ne parla all'amica. Nello spettacolo, allora, la scenografia era una scenografia che era in qualche modo ispirata alle passerelle delle sfilate, cioè c'era una grande pedana che entrava in mezzo al pubblico, il pubblico stava tutto intorno, ed era una cosa a metà fra appunto la passerella di una sfilata e invece una sala anatomica dove avvengono le dissezioni per gli studenti di medicina, quindi c'era questa doppia valenza: da una parte il luogo di lavoro di una stilista, il luogo finale che è la passerella dove si esibisce il suo lavoro, e dall'altra questa anatomia dei sentimenti e di questa storia che veniva fatta dall'autore, quindi il pubblico stava tutto intorno ed era vicinissimo agli autori. Per fare questo monologo, Petra prende, invece di parlare con la sua amica, a un certo punto prende un microfono e scende in mezzo al pubblico a raccontare questa cosa come se cantasse una canzone, come una cantante di un night che scende e va vicino. A un certo punto si sedeva addirittura sulle ginocchia di uno spettatore, creava un'intimità fortissima, data da due cose: uno, dalla vicinanza fisica. Se un'attrice ti si avvicina, senti anche che profumo ha, senti il suo respiro, tutto qua. E dal fatto che la voce era amplificata dal microfono, un microfono, come dire, fa sentire delle cose che normalmente della voce non senti, quindi crea anche un rapporto, una specie di primo piano sonoro che crea grande intimità. Nello stesso tempo però crea un artificio, nel senso che se qualcuno ti racconta nella vita la sua storia disgraziata col marito, non è che prendo un microfono in casa e te la racconta. Quindi c'era questa doppia, ecco, questa scena qui in particolare è esattamente quello che noi intendevamo quando dicevamo mettiamo insieme due linguaggi, cioè un linguaggio di straniamento, quindi il microfono, che però nello stesso tempo è anche uno strumento di grande avvicinamento al pubblico. E questo gesto apparentemente semplice, che sicuramente non è che l'abbiamo fatto noi per la prima volta, però in quei termini lì, in quel modo lì, secondo me, secondo noi, con quella coscienza lì, è stato fatto per la prima volta. Ed è il gesto, il padre di tutti i gesti, che poi abbiamo messo in atto nelle messe in scena ai vari di Fassbinder. Il microfono è tornato tante volte nei nostri spettacoli di quegli anni lì, proprio con quella valenza lì, quella di creare una sfondare la quarta parete in qualche modo e creare una vicinanza sonora, un'invasione dello spettatore attraverso il suono. L'abbiamo usato poi in modo anche ironico, per esempio nella Bottega del Caffè sempre di Fassbinder, una rilettura di Goldoni riscritto da Fassbinder, una cosa che è piuttosto curiosa perché Goldoni sembra un autore lontanissimo poi dal mondo di Fassbinder. In realtà Fassbinder di Goldoni e di questo testo, il testo in particolare, tira fuori tutto il discorso della freddezza mercenaria che c'è nei rapporti fra i personaggi di questa pièce, la rende, la estremizza ancora di più. Noi abbiamo preso questo testo di Fassbinder, questa rilettura, l'abbiamo fatta nostra, riportandola anche a tutta una serie di linguaggi legati al grottesco e alla commedia dell'arte italiani. Ne abbiamo fatto quindi qualcosa che non era più nei Goldoni né Fassbinder, ma era la nostra versione di questa cosa qui, usando spesso questi strumenti, usando spesso questa vicinanza col pubblico. Lì, per esempio, c'era la scenografia, era una grande vasca piena di acqua marcia, ovviamente si porta a Venezia la Bottega del Caffè, quindi ci siamo immaginati una giornata di acqua alta e tutto era sprofondato in questa vasca d'acqua, e gli schizzi d'acqua raggiungevano spesso gli spettatori delle prime file. C'è comunque, voglio dire, in tutti questi anni la cosa che noi abbiamo continuato a ripetere attraverso tutti gli spettacoli è: ragazzi, noi siamo qui tutti quanti, io, noi e voi, noi non siamo a Venezia, non siamo da nessun'altra parte che non qua, vi stiamo raccontando una storia, voi siete qui, se volete potete anche interromperci, però questa storia che vi raccontiamo, questa esperienza
che è Viviana Messiene, è un'esperienza che però mi sta portando da un'altra parte, e che questo è il valore del teatro poi alla fine, no? Quello di essere in un luogo, tutti, cioè il pubblico e chi lo fa, di affermarla questa cosa, di non far finta di essere da un'altra parte, ma nello stesso tempo di andare altrove tutti insieme, cioè fare un viaggio tutti insieme e possibilmente uscire dalla sala avendo fatto un piccolo click mentale, un piccolo spostamento, un minuscolo viaggio. I cosiddetti soliloqui erano fatti quasi tutti al microfono, anche per appunto creare questa dimensione mentale, no? Che ha il monologo in Amleto, che è una riflessione fatta in pubblico, una riflessione fatta col pubblico, e quindi il microfono da una parte crea questa idea di pensiero detto ad alta voce, dall'altra è lo strumento principe per comunicare con il pubblico, lo usano i cantanti, lo usano i conferenzieri, lo sto usando anch'io adesso. La storia di Amleto è una storia interessante rispetto proprio al discorso del linguaggio, no? Dicevamo prima che attraverso il lavoro su Falspinta avevamo elaborato un linguaggio teatrale fungibile anche con altri autori, non solo con Falspinta. Nel caso di Shakespeare e dell'Amleto in particolare è abbastanza emblematico, perché noi di Amleto abbiamo fatto qualcosa come 4 edizioni diverse. La prima edizione dell'Amleto, che risale credo al 94, mi ricordo, non aveva niente a che fare con tutto questo, non c'erano microfoni, non c'era niente, era molto centrata sull'idea del personaggio Amleto come un personaggio chiave di un passaggio di civiltà, no? Conoscerete la vicenda di Amleto. La cosa più interessante della struttura di Amleto è proprio che, come spesso fa Shakespeare, prende un genere teatrale e lo sconvolge dall'interno. Il genere teatrale in questo caso è il dramma di vendetta, che nel teatro elisabettiano era un genere preciso, come lo può essere il thriller nel cinema adesso, piuttosto che il melodramma, quindi con delle regole precise, quindi c'era un fatto che non era stato vendicato, c'era un eroe che era chiamato a vendicare questo fatto, e attraverso poi tutta una serie di vicissitudini, di ostacoli superati e di prove vinte, questo eroe compiva la vendetta e l'equilibrio della storia si ricomponeva. Inizia così Amleto, inizia così, viene chiamato dal padre dallo spettro del padre a vendicare la sua morte che è avvenuta per mano dello zio, e per 3 atti Amleto, a dire il vero, tirandolo un po' per le lunghe, riflettendo molto su questo tema e tutto quanto, comunque lavora per preparare questa vendetta, finché alla fine del terzo atto succede un fatto, un incidente, cioè la persona uccisa non è la persona giusta, è un povero cortigiano, in questo caso Polonio, parte della fidanzata di un futuro suocero di Amleto, che viene ucciso perché sta dietro un arazzo dove non dovrebbe stare. E la tragedia prende una via completamente diversa, addirittura prima il protagonista scompare per un atto intero, anche un atto piuttosto lungo, perché va via, viene mandato in esilio in Inghilterra, dove dovrebbe essere ucciso, poi in realtà non riesce a sventare questo piano e torna in Danimarca, ma torna parlando di tutt'altro, parlando della morte, del rapporto dell'uomo con la morte, del tempo che passa, di una serie di temi molto divaganti rispetto al tema della vendetta. Quindi Amleto in qualche modo è un personaggio di snodo fra due epoche, cioè un'epoca barbarica in cui le regole erano regole di sangue, erano la faida, per cui se uno mi uccide il padre, io uccido lui, e il figlio di questo poi ucciderà a sua volta me, e così via, e invece l'uomo del Rinascimento, l'uomo che riflette sulla realtà e la elabora e cerca di creare delle forme della realtà che non siano statiche e legate a delle modalità predeterminate. Quindi il lavoro di regia che e poi di scenografia di Caposala, che è lo scenografo che in genere lavora con i due capitani,
e il lavoro fatto con me e con gli altri attori sul testo, i costumi e tutto quanto miravano a ricostruire questo luogo barbarico di rappresentazione. Io non so se tu l'hai vista la prima edizione, anche lì coinvolgeva tantissimo la struttura del palcoscenico del Porta Romana, che diventava una specie di fossato di castello, c'era terra dappertutto, c'erano degli enormi ponti levatoi che scendevano dall'alto, c'erano passerelle sospese per aria, era una scenografia estremamente pericolosa da percorrere, da gestire. Noi siamo rimasti in scena 5 settimane e siamo andati al pronto soccorso di Fate Bene Fratelli qualcosa come almeno 4 volte. La prima volta, la sera della prima, mezz'ora prima dell'inizio, io provando gli applausi, quindi una cosa assolutamente, correndo allegramente verso il proscenio, incappato in una putrella di ferro che sporgeva, mi sono tranciato la fronte in due, sono stato portato al pronto soccorso come una maschera di sangue, mi hanno dato 7 punti sulla fronte e poi sono andato in scena e ho fatto 4 ore e mezza di spettacolo sul letto. Ma questo è stato solo il primo degli episodi, poi c'è andato Razio, c'è andato Laerte, insomma un po' tutti i personaggi arrivavano, poi avevamo dei costumi molto pesanti, molto impegnativi, perché appunto la Danimarca barbarica prevede pellicce, mantelli, stivaloni, quindi ogni tanto al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli arrivava questi coni barbaro con qualcosa di rotto da farsi aggiustare. Questo ovviamente creava un grande malumore nella compagnia e anche in me in particolare, perché lo spettacolo poi era molto suggestivo e piaceva molto al pubblico e tutto quanto, ma il problema è che uno durante lo spettacolo si doveva occupare di tutto tranne che del suo personaggio, di quello che stava dicendo, perché insomma poi i duelli, le spade, le candele, i personaggi che prendevano i mantelli, che prendevano fuoco perché le candele si attaccavano, insomma, non era male, sembrava di fare un campo addestramento per Marines più che fare. E quindi il ragionamento che man mano affiorava nella mente, non solo mia o degli attori bendati, ma anche di Elio, ma noi abbiamo elaborato un linguaggio teatrale e poi stiamo facendo questo Amleto usando tutt'altri mezzi di comunicazione, tutt'altri parametri. Ma chi se ne frega dei barbarici e dei ponti levatoi e delle pellicce? Amleto è soprattutto quello che Amleto dice, sono soprattutto i personaggi, sono soprattutto le relazioni tra i personaggi, ed è questa grande invenzione di scardinamento dall'interno di un genere teatrale che è ancora modernissimo. La seconda parte di Amleto, l'ultimo atto, arriva dei momenti di rarefazione, sembra quasi Beckett, le scene del cimitero, queste cose qui, cioè è in luce un... E in più Shakespeare tante volte, in tanti diversi testi, fa dei prologhi che dicono: immaginatevi di essere qua, immaginatevi di essere là, immaginate che questo sia un campo di battaglia, immaginate che qui ci siano dei palazzi, immaginate, il palcoscenico più grande, la scenografia più sontuosa è sempre nella testa degli spettatori. Shakespeare inventa il cinema, Shakespeare inventa il montaggio cinematografico. In Shakespeare, cosa che per esempio i critici classici hanno sempre trovato barbarica e poco artistica, l'unità di luogo a Shakespeare gli fa un baffo, cioè in uno stesso atto si attraversano oceani, si passa da palazzi a tuguri, da caverne a isole negli oceani, e tutto questo deve avvenire attraverso il lavoro che lo spettatore fa nella sua testa di immaginazione. E la tempesta sul mare che uno spettatore può inventare, può immaginare, sarà sempre più grandiosa di qualsiasi espediente scenico teatrale. Quindi questo dicevo quando parlavo di... E qualcuno ha messo una sveglia? Quindi prima si parlava una ragazza, non mi ricordo più chi, ecco, mi ha citato un critico cinematografico che ha scritto un libro che si chiama Il viaggio immobile, vero? Dove dice che il cinema sì può permettere un viaggio allo spettatore, cosa che il teatro non può fare. Io, sarà che sono di parte, ma mi sembra una castroneria enorme questa qui, perché in realtà col teatro si fanno viaggi anche
più lunghi e più magici di quelli che si fanno al cinema, che propone comunque un'immagine, che è l'immagine costosissima realizzata dagli scenografi, dagli effetti speciali, dai registi, ma è quella una sola. Io quando in teatro chiedo a degli spettatori di immaginarsi di essere in una foresta, se ho 300 spettatori davanti, nella loro mente ci saranno 300 foreste diverse. E 5 minuti dopo posso dire: immaginate di essere in un deserto, e in 3 secondi siamo in un deserto a costo zero. Questa è la grandezza, secondo me, dell'invenzione shakespeariana del viaggio. E questo è uno strumento, anche questo è uno strumento che abbiamo scoperto lavorando su Shakespeare, che abbiamo anche applicato a varie cose. Quando prima dicevo di Resti Umani che aveva un montaggio di tipo cinematografico, vuol dire che si passa da un ambiente all'altro rapidamente e si chiede agli attori e agli spettatori di compiere questo salto nel giro di pochi secondi. E se c'è un accordo fra chi è sul palco e chi è in platea, questa cosa avviene con estrema facilità. Ed è una cosa, tra l'altro, che appartiene molto a... Anche lì, il teatro è veramente tantissime cose, ci sono tantissime culture teatrali. La cultura europea, teatrale, proprio perché ha alle sue spalle Shakespeare, il teatro elisabettiano, cioè, questa cosa la fa con estrema facilità le platee. Le platee americane, per esempio, fanno molta più fatica a fare questa cosa, tant'è vero che, per esempio, spettacoli come Angels in America, che hanno questa struttura di montaggio, oppure Resti Umani, in America vengono prodotti con enormi scenografie per cui entrano stanze, le stanze escono, ed è quasi più il tempo impegnato nei cambi di scena che quello che poi gli attori devono usare per stare in scena, no? E la cultura americana, per esempio, fa molta fatica a capire Shakespeare. Non so se qualcuno di voi ha visto un film di Al Pacino che si chiama Cercando Riccardo III, dove Al Pacino passa tutto il film ponendosi una serie di domande che nessun regista europeo si sognerebbe mai di porsi, su verosimiglianza appunto dei personaggi, su proprio questa questione di e sul fatto che come si fa a essere credibili recitando in versi. Ecco, questa doppia valenza del teatro, cioè quella di essere il massimo della finzione, perché voglio dire è una finzione anche fatta con mezzi molto poveri, per cui è molto dichiarata. Anche nel teatro più realistico del mondo comunque è evidente che non si è in una foresta o non si è su una nave. Riesce però a essere la cosa più vera, perché poi invece le persone che sono lì sono persone reali, sono persone in carne e ossa, sono persone concrete che parlano e che passano dei concetti. E quindi la forza del teatro è proprio in questa doppia valenza di estrema verità e di estrema finzione, e questa cosa in Europa è molto più facilmente percepita perché esiste la tradizione shakespeariana. Quindi, abbandonati i ponti levatoi che facevano scivolare gli attori, abbandonati i cumuli di terra che li soffocavano, per cui ogni giorno sì, un giorno no, andava via la voce perché c'era la torba nella gola, e le candele, le fiaccole che davano fuoco ai mantelli, finalmente viene buttato via tutto, e qualche mese dopo Amleto ridebutta in un palcoscenico completamente vuoto, con la compagnia sempre presente in scena, tutti gli attori sempre presenti in scena, sottolineando molto il concetto che questo è il racconto della storia di Amleto, che lì non siamo in Danimarca, che non siamo su una roccia, ma siamo al teatro di Porta Romana, dove una compagnia di attori racconta la vicenda di Amleto con i mezzi che il teatro contemporaneo può offrire, tra cui appunto i microfoni, la musica, le luci, ma non la finzione di essere altrove. La finzione di essere altrove è un compito che resta allo spettatore, è un compito anche di libertà dato allo spettatore.
e quindi i monologhi, i cosiddetti soliloqui, si fanno attraverso il microfono per tre edizioni. Nella quarta edizione anche questo strumento viene abbandonato, perché comunque in qualche modo crea un filtro fra l'attore e lo spettatore, e a favore di un, invece proprio di un dialogo diretto fra me che facevo Amleto e il pubblico. Quindi viene abbandonato anche quest'ultimo filtro e i soliloqui sono fatti direttamente al pubblico, sedendosi a proscenio e parlando come se due persone stessero parlando una con l'altra, perché poi i momenti di riflessione di Amleto nel testo sono momenti in cui Amleto fa il punto di quello che gli sta succedendo e fa un passaggio, cioè elabora quello che gli succede e lo rende utile per tutti, non solo per se stesso, e lo rende utile non solo per il 1000 quando si svolge la vicenda di Amleto, non solo per il 1600 quando Amleto è stato scritto, ma lo rende utile per oggi, per adesso, per noi. Perché poi, tra l'altro, la cosa grandiosa di questo testo è che in qualsiasi momento tu lo faccia risuona col contemporaneo e sembra un testo scritto adesso. Questo a proposito di Amleto, che è il più rappresentativo in qualche modo degli Shakespeare. Poi noi su Shakespeare abbiamo fatto un lavoro molto complesso e molto, noi ci chiamiamo Teatro dell'Elfo, quindi per esempio abbiamo un rapporto privilegiato con Il Sole di una notte in mezz'estate, che è stato un altro testo di Shakespeare che abbiamo messo in scena in tantissime edizioni, a cominciare da quella con Gabriele Salvatore, da cui poi è stato tratto un film che è stato il primo film che ha girato Gabriele e che era una versione musical dello spettacolo, del testo, nel film Gianni Nannini che faceva Titania, per esempio, e poi invece che è stato ripreso da Elio in un'edizione del 97 che invece metteva in risalto il lato dark del sogno, usando, cioè, c'è una, conoscerete immagino il saggio di Ian Cott, Shakespeare nostro contemporaneo, che è il primo che mette nero su bianco il fatto che comunque nel sogno di notte e mezz'estate non ci sono solo componenti idilliache, ma ci sono invece componenti molto nere, molto anche cupe, anche c'è un eros anche molto malato dentro sotto questo mondo apparente di fatine e di elfi. E poi un'edizione successiva nel 97 invece molto più festosa, e se si può parlare di solare parlando del sogno, che è quella che poi abbiamo fatto a varie riprese l'ultima volta l'anno scorso, che è stata poi, che se qualcuno non ha visto potrà vedere poi in televisione credo a dicembre, che è stata poi ripresa dalla RAI e verrà mandata in televisione. Poi abbiamo fatto un lavoro sul mercante di Venezia, anche quello molto interessante perché restituiva al testo la sua doppia componente di commedia, con all'interno un incidente tragico. Nel mercante di Venezia c'è il personaggio più famoso, è quello di Shylock, che non è il mercante di Venezia come molti credono, il mercante di Venezia è Antonio, cioè quello a cui Shylock vuole togliere una libra di carne. In realtà il testo ha una grande parte, che è una parte di commedia, arriva addirittura all'idillio per quel che riguarda poi tutta la parte di quel monte di Porsche e tutto questo, e invece una componente tragica, cupa e dura, che è quella di, invece la vicenda di Shylock, di sua figlia Jessica e del suo rapporto con Antonio. E quindi abbiamo cercato di dire, insomma, il lavoro su Shakespeare è un lavoro complesso e anche lì è un lavoro che sviluppa linguaggi, sviluppa ricerca di linguaggio, che poi viene, è un po', noi diciamo sempre che quando lavoriamo con Shakespeare è come se tornassimo all'università a studiare, perché tutte le volte c'è molto da studiare, da scavare, e poi c'è molto materiale che poi diventa utile anche per altre cose, per altri per lavoro su altri autori, altri testi. Io non lo so quanto tempo abbiamo ancora, ecco,
direi che se qualcuno vuol chiedere qualcosa è... ecco. Io per primo, ma e basta una domanda sola, se alzate la mano poi cerchiamo di rompere questo, come si chiama, questo, benissimo. Allora, è proprio su di te, attore e regista, no? Quindi hai messo sempre insieme queste due figure, hai avuto modo di sviluppare invece più tardi una, più tardi l'altra, perché noi questo non lo sappiamo. No, io ho iniziato come attore, per caso, vabbè, non sto raccontando tutta la storia, sono iniziato. Allora, io sono... finito a fare teatro perché in realtà volevo una scusa per stare a Milano, io vengo da un paese fuori Milano, volevo fare storia dell'arte all'università, quindi non avevo particolari obblighi di frequenza, tutto quanto, quindi non avevo nessun motivo per abitare a Milano. Ne cercavo uno, durante il primo anno di università ho conosciuto delle persone che frequentavano la scuola del piccolo teatro, quella che adesso è diventata la Civica, non quella che è la scuola del piccolo teatro adesso. Ho dato nel primo anno degli esami che riguardavano il teatro futurista, queste cose qui, perché per il lavoro che gli artisti futuristi hanno fatto nel teatro come scenografi, quindi poi vabbè, a teatro ci andavo ovviamente ogni tanto, mi piaceva anche, ma non avevo particolari trasporti per questa cosa qui. C'era questa possibilità di iscriversi a questa scuola come nel corso per registi, e allora ho dato l'esame, sono passato e ho iniziato a fare i corsi di questa scuola. Lì ho incontrato Gabriele Salvatores, che invece aveva finito l'anno prima la scuola, che stava cercando persone con cui mettere insieme un gruppo per fare uno spettacolo. Io in realtà lì mi occupavo di scenografia e di costumi e facevo una piccolissima parte, perché poi tutti dovevamo fare tutto e quindi non è che fossimo tantissimi. In realtà stavamo provando, provavamo due sere alla settimana, perché poi tutti studiavano, facevano altro, quindi non era una roba ancora così professionale. A un certo punto, dopo sei mesi che proviamo questa cosa, qualcuno decide di comprare questo spettacolo, cioè di far vedere questo spettacolo, e quindi bisogna stringere i tempi, farlo. Il protagonista, che era uno studente anche lui di architettura, mi pare di ricordare, a questo punto si caga sotto e decide che non lo fa più, che deve fare gli esami, che non ha tempo, che non ha nulla, e sparisce. E quindi Gabriele mi chiede di sostituirlo. Io provo e vedo che mi piace, che mi viene bene, abbastanza bene, e che comunque è una cosa che mi piace molto fare, mi diverte molto fare, e infatti la faccio anche, la faccio ancora. Questo è in estrema sintesi il percorso. Io ho fatto l'attore fino soltanto l'attore e lo scenografo e il costumista, perché questo doppio ruolo l'ho sempre tenuto fino, diciamo, alla fine degli anni 80. E lì poi ho cominciato anche a fare regie, in parte da solo e in parte insieme a Elio De Capitani. Adesso dal 2003 lavoro anche spesso con Francesco Frongia, che è il regista di Rosso, con cui ho fatto anche con lui diversi spettacoli a quattro mani. Devo dire, mi piace molto lavorare insieme a altre persone. Il lavoro del regista è un lavoro molto solitario, di responsabilità, e anche piuttosto pesante, non tanto per il lavoro insieme, quanto per l'idea che devi comunque dare l'impressione che hai sempre la situazione sotto controllo, e che hai sempre delle idee su come, mentre a volte succede che non hai la minima idea di cosa fare, di come procedere col lavoro. Essere in due aiuta molto questa solitudine, la rende meno pesante, è più interessante, insomma, sicuramente. Mani alzate. È stato chiarissimo, quindi non hanno avuto necessità di alcuna informazione.
Senti, invece allora ti posso chiedere io un'ultima osservazione sul passaggio successivo, cioè sul passaggio dal teatro Teatri d'Italia alle Fulcini, un po' senza anticipare, però secondo me è un argomento che andremo a trattare nei prossimi giorni. Ma no, l'Elfo Puccini, per farla proprio molto breve, perché in realtà sarebbe un discorso lungo e complesso, in realtà è un ottimo strumento di lavoro, nel senso che proprio questo essere diviso in tre tipologie di sale, ma queste sale averle tutte in un unico luogo è assolutamente perfetto, perché gli spettacoli possono essere dedicati nello spazio giusto. Chi vedrà Rosso, per esempio, capirà che quel tipo di dimensione spaziale è l'ideale per quello spettacolo, perché in realtà chi viene a vederlo è in qualche modo come se entrasse nello studio di questo pittore. La dimensione è quella assolutamente reale di una visita a uno studio. Lo studio di Mark Rothko era in una palestra, la sala Fassbinder ha questa dimensione e questa struttura, per esempio, e comunque gli spettacoli sono giusti, e il rapporto col pubblico diventa una componente fondamentale dello spettacolo. La sala Bausch, che è quella più piccola, ha un rapporto di grande intimità che è l'ideale per tutta una serie di cose, per cui chi è lì è proprio a strettissimo contatto con il pubblico. O la sala Shakespeare dà la possibilità di fare un lavoro invece sullo spazio e sull'ampiezza dello spazio che le altre sale non permettono. Quindi ognuna è giusta per un tipo di teatro, e quindi è soprattutto un grande strumento di lavoro. L'altra cosa molto bella è che è un luogo di incontro per il pubblico, perché chi viene a vedere uno spettacolo in una sala e poi è un altro in un'altra, e poi si incontrano negli altri, al bar, si confrontano, gente viene a vedere prima uno spettacolo in una sala e poi a vedere uno spettacolo in un altro. Cioè è un luogo che secondo me a Milano un po' mancava, e per noi è stato un grande stimolo e una grande occasione di rilancio. Allora, stavo preparando la chiusura, ci avevo anche pensato. Vai, rapida, perché i poverini soffrono, mi sembra veramente manca il fiato, manca anche la trasformazione. Allora, lei chiedeva come è cambiato in questi anni, suppongo, il rapporto fra l'attore e lo spettatore. Però non capisco se tu lo immagini più distante o più vicino. Più distante? Non è facile rispondere in breve tempo, perché in realtà ci sarebbe da storicizzare molto. La figura dell'attore è stata per tanti anni invece una figura che ha lavorato sulla distanza e sulla automitizzazione o sulla mitizzazione. In realtà l'attore, il lavoro dell'attore adesso ha perso molto del suo fascino per diventare un lavoro più concreto, un lavoro anche un po' più come tutti gli altri. Il rapporto fra attore, ma io non capisco se tu lo intendi proprio dal punto di vista spaziale. Ho capito. Sì, certo. Ma sai, secondo me ci sono ancora situazioni così. Ci sono ancora, certo che in quel periodo lì
il periodo a cui ti riferisci tu, cioè Palazzina Liberty, Centri Sociali, eccetera, il teatro era uno strumento di comunicazione molto, molto che coinvolgeva molto anche il pubblico. Adesso meno, è più relegato, certo, è più relegato nei luoghi deputati. Noi, sinceramente, questo tipo di distacco cerchiamo di romperlo anche attraverso le forme del nostro teatro, eccetera. C'è tutta una serie di cose, sembra banale dirlo, ma tutta una serie di regole adesso invece che impediscono molto questo tipo di coinvolgimento, legate alla sicurezza, legato al numero di persone che possono entrare in una sala. Banalmente noi non possiamo far sedere, cioè è successo con gli Story Boys o con Rosso, che avessimo liste di attesa di 15-20 persone che non potevamo fare, una volta si stava sui gradini per terra, non si può più fare questa cosa qua. Per cui, oppure non si può più lavorare molto sullo spazio, no? Come prima raccontavo che il teatro del Delfo l'abbiamo girato in 40.000 modi, la gente è in piedi in mezzo alla scenografia, non ci può più stare. Cioè, noi abbiamo avuto, aprendo il teatro, per fortuna adesso non più, ma il primo anno avevamo 8 pompieri tutte le sere in giro per il teatro. Cioè, queste cose qui hanno molto irrigidito la libertà di rapporto fra il pubblico, per cui questo può dare un'idea di maggior formalizzazione del rapporto. In realtà è forse più esteriore che concreta. Allora, ti veniamo a vedere solo se prometti di tornare.